Va ah bene, grazie ai, ai, ai nuovi venuti, sì, con piacere vi, vi accogliamo. Ricominciamo con l'ultima sessione di questo laboratorio dal basso, eh, ospitando Cristian Elia e Livio Senigalliesi che... Diciamo un po' interagiranno tra di loro per completare un po' il percorso che abbiamo voluto fare in questi, in questi due giorni. Ieri pomeriggio abbiamo un po' scoperto cosa vuol dire fare impresa sociale, social business e le, le varie forme. Stamattina siamo entrati un po' più nel dettaglio con Mariancona Cona e Dodd, che è andato via, quindi ci hanno parlato un po' più di esperienze concrete, sempre per quello che riguarda l'imprenditoria sociale e la cooperazione e oggi pomeriggio andiamo un po' ad allargare lo sguardo su quello che è il contesto di riferimento della nostra associazione Stari Most che è promotrice di questo, di questo incontro dunque la presenza di Livio e di Cristian oggi serve un po' più a darci uno spaccato di quella che è il contesto culturale sociale al quale comunque noi guardiamo come associazione se non altro potrebbe essere un potenziale palco per avviare iniziative di, di imprenditoria che per nostra scelta abbiamo voluto far sì che abbiano un, una piega o comunque una caratteristica di sguardo alla socialità al valore positivo del, dell'imprenditoria. Quindi lascio subito la parola a loro, magari non entro nel dettaglio delle presentazioni così fate, fate un po' da soli in autogestione. E passeremo un paio d'ore assieme, ripeto, guardando un po' cosa c'è di, di fronte a noi oltre l'Adriatico. Quindi vi auguro buon pomeriggio, se volete interromperli, interrompeteli senza problemi e a voi la parola. Allora, ciao a tutti, grazie di questo invito, sono molto lieto di essere qui con voi, eh, so quanto, quanto siate sensibili al tema dei Balcani e quanto sia importante anche continuare a parlarne e a testimoniare, soprattutto per quello che mi riguarda è importante farlo con le mie immagini, con il mio archivio fotografico che è diventato un po' una memoria collettiva, io lo porto anche spesso nelle scuole e mi piace andare al di là di quello che è il mio lavoro di fotoreporter e di fare anche progetti didattici, parlare con la gente, raccontare le conseguenze della guerra parlare di quello che è stato e anche spiegare in ultima analisi quali sono i motivi eh, talvolta delle, delle migrazioni, raccontare dei luoghi da cui fuggono i migranti e sappiamo quanto sia stato importante questa, questa costa, la costa pugliese ai tempi delle, del, della, della fuga dall'Albania, come lo è stato anche ai tempi della guerra nel Kosovo. Per cui io sono un po' un testimone oculare di quello che è successo durante la guerra, ma continuo in questi ultimi vent'anni anche a documentare le conseguenze per, la, per le popolazioni e le condizioni di vita della gente, sia di qua che di là da, dall'Adriatico. Um, Partiamo da questa cartina, così era eh, la, la Jugoslavia, eh, quando nel 91 io ho iniziato ad andare per la prima volta. In Jugoslavia non c'ero mai stato neanche in, uh, in vacanza e per me è stata una, una scoperta di un mondo complesso. Mi mancavano anche dei supporti dal punto di vista culturale, perché non avevo mai studiato la storia dei Balcani e la letteratura balcanica e credo che anche per un giornalista curioso come me che racconta le storie dal basso e che vive quotidianamente i drammi della gente eh, sarebbe stato molto più utile fino al 1991 capire la lingua ma soprattutto aver studiato la loro storia passata perché io ritengo che per capire il dramma degli anni 90 dei Balcani e non solo anche perché la guerra è tornata prepotentemente in Europa eh, sarebbe stato molto utile Uh, aver capito meglio cosa era successo in queste zone durante la seconda guerra mondiale, perché le radici dell'odio, secondo me, stanno nella seconda guerra mondiale, in cose che non erano finite e che sono state solo congelate dai, dal lungo periodo uh, della Repubblica Socialista di Tito. Quando poi, e partiamo uh, con, le, con le prime immagini, vediamo un po' se va avanti così, scusate. Ok. Quando poi io arrivo per la prima volta nel 91 con, dopo i primi scontri a fuoco eh, in Craina, eh, questa è la prima immagine che, che io riporto e, e soprattutto credo che sia un'immagine simbolica che è proprio sempre la prima che io propongo. Cioè, eh, simbolicamente, dato che un fotoreporter deve raccontare per immagini anche che abbiano una pregnanza, che abbiano una simbologia, Credo che questo libro che ho fotografato a Benkov, vicino a Klinik in Ucraina, nel settembre del 91, eh, sia proprio la, la fine no, di un passato storico che è il mito di Tito. Vedete dal titolo Eroe Tito. No? Questo libro di Tito nel fango è proprio la chiusura simbolica con un passato e l'inizio di una mattanza che passa attraverso dieci anni di feroce propaganda nazionalista che porta ogni. Uh, ogni soggetto, no? perché a me non piace parlare di etnie, uh, a riscoprire uh, ciò che ha partito durante la seconda guerra mondiale, ciò che ha partito in, nel passato, uh, a, a rispolverare uh, un certo tipo di mentalità uh, e anche una, una voglia di revanche che credo che stia a. Uh, All'inizio di tutto, no? i cioè, nazionalisti, questi piccoli Tito che poi sono diventati presidenti come Tuchman, come Milosevic. Uh, come Zedbegovic, erano dei, sognavano di essere dei piccoli titoli no? e hanno soffiato su questo revanchismo, su questo nazionalismo su questa voglia anche di prevaricare che cos'è stato questo conflitto secondo me per me che l'ho vissuto a lungo nei, nei rifugi uh, uh, insieme alla gente, insieme ai profughi uh, patendo il freddo, la fame e tutto il resto come com è giusto che sia perché un reporter specialmente un fotografo deve essere estremamente vicino all'azione, vicino alle persone, condividerne anche eh, le paure, solo in quella maniera lì credo che po possa eh, comprendere e raccontare in maniera sincera, umana, eh, tutto quello che avviene. Io l'ho fatto eh, dedicando dieci anni della mia vita, cioè queste immagini che voi vedete sono uno stralcio del mio archivio fotografico, però... Ci sono dieci anni della mia vita in, que, in, queste, in queste immagini, quindi non solo fotogiornalismo, ma grande condivisione, grande voglia di capire, quindi anche voglia di conoscere davvero la loro storia e i motivi per cui si ammazzavano in questa maniera così feroce. Eh, secondo certe tecniche, anche, che si rifacevano proprio all'uso del... Che ne facevano gli Ustrascia o i Cetnici durante la seconda guerra mondiale. Per chi raccontava come, come me, come tanti eh, giornalisti, eh, la guerra da, dal 91 era quasi incomprensibile eh, quella, quella durezza, quella, quella voglia di, eh, di sangue, quegli eccidi che colpivano soprattutto i civili. Eh, facevano delle vittime fra madri, bambini, violenze, stupro etnico eh, e soprattutto pulizia etnica, perché quello che io ritengo non è stato tanto un odio etnico ma una volontà di prevaricare economicamente l'altro, spostare enormi eh, masse di persone per prendere la terra, per prendere tutto ciò che loro avevano e per creare delle zone etnicamente pure, come dicevano loro. Questo è fine anche, una chiave di interpretazione anche economica, perché non basta l'odio per vedere tutto quello che è stato fatto. Pensiamo a inizia tanto per dirne uno, ma ci arriveremo dopo. Io vi prego di interrompermi se avete delle domande, se avete delle curiosità. So che voi siete molto sensibili all'argomento, anche perché molti di voi sono stati nei Balcani, quindi ci saranno anche dei luoghi che voi avete visto, delle storie che avete letto anche sui libri. E quindi vi chiedo espressamente di interrompermi o di chiedermi di più. Di storie, di luoghi di, che io eh, vado citando. Questo per me è stato l'inizio della guerra. Ero a Zagabria e c'erano era, le mh, mh, caserme dell'esercito federale circondate dai nazionalisti croati. Era il disfacimento dell'armata dell federale eh, jugoslava. Eh, soldati sloveni e croati abbandonavano le armi e, e le divise e iniziavano a a mettere in piedi una sorta di, di guardia, di guarda, come la chiamavano loro, per iniziare a difendersi dalla presenza dell'armata dell federale, che faceva capo, logicamente, a Belgrado. Eh, ero entrato in una di queste caserme e, e vedete il disincanto di questo soldatino eh, so, serbo. Qua ero alla caserma Marshal Tito di, di Zagabria. E c'è un'immagine un appunto che ha una grossa simbologia, questi fiori nei cannoni, che mi ricorda una, una canzone degli anni 70, una canzone pacifista. No? E, e quando io, io ho visto questa, questa situazione, cioè non ci potevo credere, no? perché fuori c'era l'odio, cioè infuriava la battaglia e questi erano qua che non sapevano che cosa fare. Sono stati per giorni circondati senza sparare un colpo in attesa che da Belgrado venisse un segnale, cosa, cosa decidevano i generali, cosa decidevano a Belgrado. Questo è stato per, per, per settimane come, come dire, un paese sospeso no? sull'ordolo del barito, e poi dopo il peggio è arrivato. Però ecco, mi piace raccontare, usare queste, queste mie immagini eh, per creare anche una memoria condivisa che passa attraverso immagini magari mai viste, perché si pensa a Sarajevo, si pensa a Sebrenza, si pensa al Kosovo no? e poi ci arriveremo, però mi piace partire da, dall'inizio, no? prima della pioggia, no? come, come com erano, basta vedere questa divisa, questi occhi, questo disincanto, questa, questa sorpresa di un soldato che faceva parte di un'armata un federale, no? tutti insieme, Bratsvoi e Innsvo, no? fratelli e uniti. E poi improvvisamente sono svegliati una mattina che chi poteva scappava da quella, da quella caserma, no? e quindi sono rimasti in pochi, fra l'altro sono stati poi evacuati con gli elicotteri, quindi hanno dovuto lasciare eh, carri armati, eh, munizioni, armi, che poi sono diventati la base eh, diciamo, dell'armamento dell'esercito croato, perché la Croazia non aveva un suo esercito, come pure la Slovenia, se non quello che gli derivava dall'armata dall federale. Per cui mi piace ecco, partire da, da, queste, da queste immagini perché ci, ci creano, no? sono evocative di come tutto ha iniziato, quasi come sorpresi no? da, da un temporale. No? Però tutto era stato preparato per tempo. Tito morì nell'agosto dell'80, e poi via via con gli anni eh, coloro che volevano portare a questo stato di cose ha, crea, ha pensato a, a degli stati nazionali. No? nazionalisti, cioè fom uh, fomentando gli uni contro gli altri uh, usando questa leva no? dell'odio, antico odio etnico eccetera, che in cui poi dopo il fattore religioso si è inserito come capita in tanti altri teatri di guerra ma solo a giustificare a mio avviso, cioè prima come si dice spesso anche a Sarajevo ognuno andava alla festa religiosa dell'altro, no? per cui sono stati uniti per così tanto tempo che mh, non credo proprio a questa versione che semplicisticamente hanno dato i media di regime. Io sono piuttosto critico perché, essendo anche un freelancer, sono fuori dal seminato, non sono l'inviato di un grande giornale che deve ottemperare a quel, ai dettami dell'editore o delle tesi del direttore o riportare un. Semplicemente le notizie della Reuters che poco ne sapeva di quello che succedeva nei Balcani perché così pure la stessa depressa, eccetera, però sono quei media mainstream che poi inducono i nostri giornali a raccontare le cose in un certo modo. Ed ecco quindi sfilare quelli che sono i nuovi Tito, cioè questi leader nazionalisti, e io li ho visti proprio da vicino. Milosevic, Tujman. Ve li ripropongo perché talvolta si sono anche dimenticate le facce nel frattempo perché ci sono stati tanti altri conflitti, tanti altri satrapi. No? E di conseguenza mi sembra utile in questo incontro no? così eh, rinnovare un po' la memoria e rivederli in faccia. No? E alcuni li ho conosciuti anche da vicino perché io sono stato anche con Mladic sul terreno perché ero accreditato dall'esercito eh, federale e poi anche quello bosniaco. E ho conosciuto anche casi, ce l'ho incontrato tre volte proprio per fotografarlo per alcuni giornali, e per cui li ho, ho visti proprio crescere in un certo senso. No? Quando ero stato con dei eh, criminali, perché non erano né soldati né mercenari, erano puramente dei criminali che avevano capito che la guerra poteva portare bottino. Unicamente bottino. Il fattore economico secondo me è stato scatenante. Bastava essere anche solo un, uh, un criminale, prima, come lo era Arkan, no? e poi dopo diventavi su larga scala un eroe nazionale perché più uccidevi e più diventavi importante, ma soprattutto dietro le tue armate. Io l'ho visto con i miei occhi perché ho stato 22 giorni con Arkan a Vukovar. Dietro i carri armati e dietro la soldataglia venivano decine e decine di camion che servivano a portare via tutto quello che loro potevano razziare dalle case, soprattutto quelle più ricche. Per cui forse vi stupirà che un fotografo racconti queste, queste, queste storie, no? perché cosa ne sa di economia? No? Però secondo me l'economia di guerra. E chi ha visto no, con i suoi occhi no, a portare via tutto della gente che non, uh, ieri aveva qualcosa e oggi non aveva più niente, si rende conto che c'è questa voglia di prevaricare, di strappare dalle tasche, no, di strappare uh, proprio uh, il più possibile. Vuoi dire qualcosa? No. Ti vuoi inserire magari e commentare, perché magari ti possono suscitare delle emozioni queste immagini. Io. Uh, Dato che sono comunque un curioso e cerco di infiltrarmi anche attraverso questi gruppi armati per capire che cosa fanno, come si muovono, cioè questa guerra sporca, poi queste stragi di civili o questa, questa pulizia etnica, come si alimenta, chi è che la fa, chi è che dà gli ordini e come si muovono questi sul terreno. Io ho accompagnato proprio all'inizio quando un gruppo di. Eh, nazionalisti eh, serbo-bosniaci andava in Craina con degli ordini ben precisi da parte di eh, Karzic e di Biljana Plavcic che era una lady di ferro, no, così del, molto vicino a Karzic eh, per razziare e per soprattutto prendere armi dalle, dalle caserme dell'esercito federale, quindi armarsi e diffondere le armi attraverso i civili quindi questo fatto che il tuo vicino di casa diventava il tuo nemico, che non era più l'esercito che aveva anche delle regole, ma eri tu che te le facevi. E se quello ti era stato sul cazzo da anni, oppure se aveva una bella moglie e tu te la volevi fottere, oppure se volevi portargli via tutto, a iniziare da, dalla crava, come dicono loro, dalla mucca, quello era il momento. Io se avevo un'arma, tu, la tua vita, quella di tua moglie, dei tuoi bambini e tutto quello che avevi diventava mio in un attimo e poi dopo lo valoravamo con la paura dell'altro, con l'etnia diversa, con i santi e le madonne, però invece era il fattore proprio della voglia di prevaricare, dell'odio, dell'istinto che sta dentro forse ognuno di noi, le radici dell'odio stanno dentro ognuno di noi. Quando molti mi chiedono ma come hai fatto a stare insieme 20 giorni con Arkan, fatto, cosa ha fatto, che impressione ti ha fatto, e io spesso rispondo, anche lui aveva dei figli. Alla sera andava a casa e se li spupazzava e se li prendeva in braccio, non era peggiore di tanti altri criminali di guerra che ho conosciuto di cui non si conoscono neanche i nomi e che non sono stati inseriti nella, nella lista dei criminali di guerra che sono andati all'aria perché erano talmente protetti, che erano molto più potenti e molto più sanguinari di Ark, ma servivano ad altro e poi sono stati fra le file dei vincitori per cui. È molto contraddittoria la storia e non, non ce la beviamo tutta, non è come ce l'hanno raccontata sui giornali. È molto più complessa, molto più articolata e non è detto che i buoni e i cattivi stiano sempre dalla stessa parte. Spesso i ruoli si invertono. Pensiamo a Srebrenica, tanto per fare un caso emblematico, terribile, sanguinoso. Però se tu vuoi raccontare tutta la storia di Srebrenica... Devi raccontare anche da come erano armati i gruppi uh, musulmani, uh, alla storia di Nasserovic che era il capo della difesa di, di Srebrenica e che è stato rimosso da Izek Begovic il giorno prima dell'attacco di Mladic. Cioè è stato un, um, chiaramente rimosso perché ormai degli accordi erano stati presi con Milosevic perché ci doveva essere uno scambio di aree geografiche, comprese delle persone che ci stavano dentro, le persone si muovono ai confini, idem, hai capito? Però è molto più sporca la storia di quella che ci nel Quando Nasser Horic andò all'Aia, raccontò quattro cose e venne anche subito rimandato a casa come un eroe, scrisse un libro che poi venne tolto dalle librerie da, da, da Isaac Begwitch perché non si voleva che si sapesse come vulgata popolare tutta la storia vera della caduta di Srebrenica, per cui noi ne sappiamo sempre solo una parte. No? Certo sono responsabili i caschi blu certo il macellaio dei Balcani ha le sue responsabilità, la caccia all'uomo che hanno fatto nei boschi e le fosse comuni, non solo primarie ma anche secondarie e terziarie, perché io ho fatto tutto un lavoro eh, con eh, la SMP, cioè che fa la ricerca dei, delle vittime nelle fosse comuni in, in tutti i Balcani. Abbiamo assistito a delle cose che neanche i nazisti facevano du durante la seconda guerra mondiale, perché si sono trucidate donne, e bambini, vecchi, tutti, senza colpe degli, solo dei civili, no? E poi venivano tumulati in una, in una fossa e magari dopo 15 giorni veniva mandata lì una scavatrice che prendeva su una parte dei resti, li metteva su un camion, li portava a 100 km di distanza e si creava un'altra fossa. Hanno trovato delle fosse comuni persino dentro le caserme a Belgrado, di gente morta in Bosnia o in Kosovo. Tutto questo per mischiare le carte. Perché quando poi io sono andato a vedere, vedrete le foto. Uh, di fronte agli anatomopatologi ricostruivano i, i, i corpi facendo no, tutto l'esame delle ossa, trovavano un dito di uno, una gamba dell'altro, mancava un corpo di uno, cioè, non gli tornavano i conti agli anatomopatologi, capisci? Cioè, quindi va raccontata tutta e c'è una strategia in tutto questo di confondere le cose, di far passare sempre e solo unicamente da una parte gli eroi. E le vittime, i buoni e i cattivi, che anche vent'anni dopo ci tocca un'analisi critica di quello che è stato il nostro modo di fare informazione, di quello che è stata quella guerra schifosa, no? terribile, traumatica, che ha riportato i campi di concentramento nel cuore dell'Europa. No? E quindi cioè, credo che dopo tanti anni anche questa mia. Mostra itinerante che è iniziata nel 2011, proprio vent'anni 20 dopo lo scoppio della, della guerra nel 91 nei Balcani, vuole riportare ad un'analisi di ciò che è stato, portarla nelle scuole, farlo diventare uno strumento anche didattico perché i nostri ragazzi, io ho due figli, e non studiano storia, quindi, cioè, se uno non conosce la storia. Poi sappiamo che la storia si può ripetere perché ci mancano anche degli strumenti critici. Allora io e i miei figli gli racconto queste cose, ma voglio che anche i loro compagni le sappiano. E vado nelle scuole di Milano e in tanti altri posti dove mi invito, perché questa mia testimonianza vuole diventare una, una pagina di storia che non è una lezione, ma una condivisione di una memoria collettiva che ci serve ad analizzare di più quello che sta succedendo. E così quando anch'io vedo sbarcare quei poveri Cristi sulle nostre coste a Lampedusa piuttosto che in Puglia o, in, o lungo le, le nostre coste italiane, cioè so da dove fuggono, cioè la comprensione della gravità dei conflitti di questi anni ci porta ad avere anche una maggiore empatia con quella gente che fugge, perché se tu conosci le loro condizioni di vita là... E la mancanza di diritti umani, di rispetto di tutte le regole, eccetera, anche solo la volontà e la speranza di avere qualcosa di più, economicamente, dal proprio futuro della propria famiglia, o di far crescere i propri figli in un paese democratico, li porta qui. Ma bisogna soprattutto conoscere ciò che succede al mondo. E la nostra informazione ha dei grossi coni d'ombra, non ce la raccontano tutta. Adesso per tornare alle mie foto... Eh, questo è un paramilitare serbo, li chiamavano cetnici proprio per eh, ritornare al legame con la seconda guerra mondiale, questa guerra per bande in cui non ci sono più divise, non ci sono più eserciti, si combatte strada per strada nelle nostre città, nelle loro città, no? e non sai più qual è il nemico, è il tuo vicino di casa, è il tuo compagno di scuola. No? È quello che eh, veniva a giocare a carte con te la, la domenica pomeriggio al bar. Quello con cui andavi a vedere la partita, insomma, cioè, rispolverare i vecchi nazionalismi, rispolverare anche questi, questi modi di fare, questi indumenti, eh, queste antiche tradizioni, questa coccarda eh, imperiale. Ma che impero di che? Impero del male, no, dico io. Cioè, e però crea paura, immaginate quando una banda di 300-400 di questi ubriachi, rubagalline, entra urlando in un villaggio, eh, che cosa succede? No? Donne e bambini scappano, chi resta in casa dura 5 minuti, eh, cioè è la violenza, no? la banalità del male, che poi dopo alimenta no? la fuga, come una valanga, e poi si creano questi fiumi di profughi, ricordiamoci, le decine di migliaia di morti che sono state durante i dieci anni di guerra nei Balcani, quella, quella iniziale Croazia, Serbia, Bo Bosnia e poi dopo la seconda e ultima parte che è quella del Kosovo e dell'intervento armato della coalizione occidentale. <coughs> Comunque per venire sempre alle mie considerazioni, alle mie foto su quanto, quanto è sporca la guerra e sul ruolo dei mercenari, che sono quelli che all'inizio hanno alimentato soprattutto violenza e paura, sono queste bande che io ho fotografato. Questo, eh, ho passato un pomeriggio, un solo pomeriggio, con una banda di mercenari che avevo incontrato a Petrina, erano mercenari che venivano da tutte le parti del mondo, era un gruppo molto eterogeneo, comandato da un tale Eduardo Rosa Flores. Equador eh, Regno, scuola di guerra del KGB, eh, insomma, aveva fatto di tutto questo, una decina di conflitti al suo attivo, ed era il capo della brigata internazionale di Osiek, uno che incarnava proprio anche la, come dire, la mentalità più fascista e più nera. Di una internazionale di destra che usava e veniva a sua volta usata da Tudjman, a cui mancavano armi, risorse, soldati, know-how per fare la guerra, e usava chi, i mercenari che lui pagava quotidianamente, profumatamente, 500 dollari al giorno. Questi, come in tante altre guerre sporche che vediamo quotidianamente nei nostri TG, troppo poco raccontate, non, dovevano, cioè non avevano regole, cioè dovevano solo uccidere, spaventare e razziare, rubare. Questo è lo scenario dei primi mesi di guerra. Lui era uno dei, dei soggetti croati che appartenevano a questa banda di un centinaio di mercenari, tutti gli altri portavano passamontagna e non parlavano assolutamente con i giornalisti perché non dovevano far capire attraverso la loro lingua da che paesi venissero. Quindi questa è la guerra sporca che vi racconto, cose mai viste, no? cose che non vanno nei TG, cose che non stanno neanche sui libri di storia. Però per raccontarvi come è iniziato tutto, non per giustificare poi il male, il sangue, il dolore, però così avviene, così avviene anche nella, nella foresta del Congo, dove sono stato per tre volte, cioè questi in Ruanda, eh, cioè, queste guerre sporche hanno queste dinamiche, metterci dei tagliagole che spaventano, che uccidono, che razionano, che portano via tutto, per il proprio potere personale o per qualcuno che li comanda molto lontano da lì. E questo dall'altra parte, perché qua c'è una carrellata di criminali, avrei potuto mettere molto di più ma non mi voglio annoiare, però questo qua è Milan Martic, è stato il, il presidente della autoproclamata Repubblica Serba-Krajina, eh, uno dei più grossi criminali di guerra, come vedete, cioè usa, usava anche di fronte a un fotografo straniero sfoggiare il suo martello quello con cui finiva. Uh, i feriti sul campo di battaglia, cioè come facevano durante la seconda guerra mondiale, così si finivano i feriti. E lui dice noi ci dobbiamo vendicare delle nostre vittime di Jasenovac, perché durante la seconda guerra mondiale ci sono state delle pagine terribili, come quelle di Auschwitz, mai raccontate e che in cui le vittime sono stati i serbi. Loro, cioè questa pagina mai raccontata della Seconda Guerra Mondiale, ha creato un profondo revanchismo che negli anni 90 ha portato alcuni di loro, ultranazionalisti, a voler vendicare quelle vittime. E allora come lo facevano? Neanche una pallottola spreco per ucciderti, ti finisco a colpi di martello. Come facevano i croati con i miei zii, con i miei nonni a Jasenovac. Tu, italiano... Che non sai la nostra storia e che vieni qua con la supponenza di raccontarla ad altri. Vai a Riazenovac, guarda cosa è rimasto, e vai a Belgrado, al Museo del nostro Olocausto, che voi occidentali non avete mai visitato. Così è iniziato anche un lavoro di autocritica su me stesso, sul mio modo di vedere quella storia. Ho iniziato anche non solo a vivere, come ho sempre fatto, eh, perché io sono arrivato alla Jugoslavia, ma. Uh, non perché ami la guerra, non sono un reporter di guerra, sono uno che si è creato uh, da sé, perché sono un autodidatta, soprattutto appassionato di storia e di fotografia, ma in quella fotografia che ha un ruolo sociale, quella dell'impegno di raccontare, documentare, denunciare, ma voglio dire partendo da, dagli scioperi di Sesto San Giovanni degli anni 70, ecco per intenderci, le lotte operaio-studentesche, cioè sono partito da lei, la mia storia viene da lontano e quando io ho iniziato a vedere il dissolvimento degli equilibri eh, voluti dalla guerra fredda, eh, sono andato a Berlino per raccontare la caduta del muro. Quindi diciamo che il mio lavoro mh, in Jugoslavia è arrivato buon ultimo dopo una serie di viaggi e di permanenze a lungo nei paesi dell'est per capire che cosa stava succedendo. Non puoi partire da Milano senza, senza essere preparato, perlomeno io venivo da Berlino per andare giù a, in, in, in Croazia ai primi tempi, perché ero basato lì. Avevo nel novembre dell'89 fatto un viaggio a Berlino per raccontare una città divisa, una settimana dopo è caduto il muro e sono stato a Berlino per un anno soprattutto raccontando... Cosa stava cambiando nella DDR? Perché quello a me interessava. Sono stato in Russia durante il periodo del golpe, sono stato in, uh, in Romania per la caduta di Ceausescu e quindi questa mappa geografica della nostra Europa, divisa dalla cortina di ferro e che era quella che io avevo studiato ai tempi del liceo, stava mutando e quindi io mi sono sentito chiamato. Da un mio fuoco fatuo, dal mio fuoco interiore della conoscenza e della voglia di documentare, ma soprattutto di vivere questi cambiamenti. Perché non sono dei take away: non puoi stare tre giorni a Berlino o tre giorni a Mosca e pensare di aver capito tutto, portarti a casa le tue quattro foto e pensare di, no? di raccontare una storia così complessa, così articolata, che ha bisogno anche di conoscenza, di conoscere la lingua, di stare a lungo tra la gente. Non nelle camere d'albergo come fanno i nostri grandi inviati. In una camera d'albergo non vedi niente, sei troppo lontano e un fotografo, soprattutto secondo le buone regole, deve essere estremamente vicino alla gente e vicino all'azione. Non ci sono buone o cattive fotografie, ci sono solo foto prese da, da vicino o da lontano. Quello è un po' il mio metodo. Devo dire qui di fronte a, di fronte a voi che talvolta ho pagato anche troppo, nel senso che... C'è poca professionalità in questo modo di esporsi, così profondo e totalizzante. Se tu passi un anno in prima linea, in una guerra che non è tua, ma in cui ne soffri attraverso anche un obiettivo, i patimenti, i dolori, le urla, il sangue, eh, quello che vedi attraverso un obiettivo ti rimane per sempre nella mente, tu non sarai mai più una persona normale. No? Però secondo me, essendo un freelancer e non essendo un grande inviato, io mi inviavo da solo e ho deciso... Come vivere quegli anni ho deciso di viverlo con loro, perché l'unica cosa era la continuità e la permanenza e la vicinanza a quelle persone che poteva dare un prodotto giornalistico che andasse oltre e che rimanesse utile e permanente nel tempo. Tant'è vero che oggi sono qua con voi a parlare di queste cose. Che fosse un documento. E poi vabbè, qua ci sono un po' di immagini documentative. Questa è Jasenovac è proprio quando il fronte arriva in una zona strategica che è quella della, della Slavonia, che è molto importante perché è una parte della Slavonia che era considerata il, il granaio della, della Jugoslavia, mh, zone anche industrializzate, molto vicine al, al Danubio, quindi Osie, che è molto vicino a Vukovar, e qui passa il fronte, qui si decide dove finirà la Croazia e dove inizierà la Serbia, proprio esattamente dove passava l'antico confine. Quindi ritornano a combattere non a caso, ma esattamente dove erano combattuto durante la seconda guerra mondiale. E qua rimango a lungo perché ritengo che eh, questa sarà una, forse l'unica battaglia campale di tutta la, la guerra jugoslava in cui si useranno uh, non solo mercenari, come abbiamo visto, ma anche divisioni di carri armati, aviazione, um, artiglieria da campagna, quindi sparavano da 18 km su, su, uh, su Osie, come durante i tempi di Stalingrado, una vera battaglia come quella della Seconda Guerra Mondiale. E, e di conseguenza le, le conseguenze dal punto di vista umanitario le vedi subito, cioè iniziano veramente fiumi di profughi, Uh, che arrivano anche fino al nostro confine, mi ricordo che c'era un treno vicino a Trieste uh, di gente che sperava di andare in Italia, che poi invece passò mesi e mesi e mesi in questo gelido treno vicino a Trieste perché il confine non poteva essere aperto, l'impreparazione comunque anche allora delle Nazioni Unite, che con una guerra nel cuore dell'Europa non sapevano prendere posizione, fino a quando la Germania e il Vaticano per primo non riconobbero l'indipendenza della Slovenia e della, e della Croazia e quello fu il momento di non ritorno quando una potenza economica era una potenza ben più, più grande come il Vaticano ma potenza economica come quella della Germania già leader comunque dell'Europa dell da allora ehm, portava l'economia di guerra a essere espressa tutta in marchi vi capite, capite che ogni pagnotta di pane, come ogni pallottola di per veniva acquistata in marchi, come ogni missile Stinger, come ogni cosa che serviva a fare la guerra e non la pace, o aiutare o non aiutare i profughi, tutto era in marchi. Vi immaginate che razza di interessi ci sono stati dietro? È, è il esatto, il marco convertibile. Quindi ecco, abbiamo già messo abbastanza carne sul fuoco, capite com'è complessa la cosa? e non vi stupisca la mia analisi molto emotiva perché l'ho vissuta e eh, la vivo tuttora parlandone con grande emozione ma due sono le chiavi di approccio quella umanitaria, umano cioè della sofferenza inutile e disastrosa dei civili, cioè generazioni completamente devastate da questo e, e poi il lato economico a chi giova tutto questo, secondo me se vuoi fare un, magari una riflessione se ti va a Chris, mi piacerebbe un tuo intervento e poi anche il vostro, eh, non ve lo dimenticate. Vabbè, ciao a tutti, io sono Cristian Elia e sono il caporedattore di eh, Qcode Mag, che è un eh, giornale, questo giornale qua. Che abbiamo fondato liberi da editori e da, eh, da padroni, come diceva, come diceva Livio. Per questo andiamo d'accordo. Eh, dopo dieci anni di esperienza come giornale di emergency, prima Peace Reporter e poi è il mensile di Emergency, l'organizzazione che si occupa di ospedali in zona di guerra. Quindi il nostro giornalismo è questo sul tema che è un po' quello dell'incontro di queste giornate che avete organizzato in questo, in questo posto dove io sono di Bari, avevo fatto dei corsi quando andavo all'università, mi fa piacere tornarci. Ehm, Esiste anche un giornalismo sociale, no? Un giornalismo secondo me non deve mai essere impresa, questa è una cosa che ci tengo sempre a dire prima, cioè il giornalismo non è una, un business, non è un affare, l'informazione è un dovere ed è un diritto per i cittadini, eh, non, non deve mai avere, deve essere legato alle logiche del business. E, ehm, il nostro esperimento è quello appunto di, di questo giornalismo narrativo, io mi occupo di Medio Oriente e Balcani, ho cominciato con, con i Balcani nel 97 perché... Come tanti baresi, come tanti italiani, eh, ci siamo resi conto che insomma di fronte a casa nostra c'era un mondo complesso e affascinante che non, non smette di affascinarmi anche dopo, dopo tanti anni e Livio è uno dei colpevoli con le, con le sue foto che, che hanno rappresentato come dire, una di quelle sveglie no? che suonavano nella mia vita di privilegiato italiano, di, di adolescente che non aveva nessun tipo di preoccupazione che non fosse quella del, del calcio. Eh, mi sono trovato a raccontare, a raccontare eh, le guerre e a trovarmi sempre d'accordo con eh, le persone con cui, con cui mi confronto e ne parlo, che sono poi quelle che eh, le guerre le camminano, le attraversano, le vivono, le condividono con chi le subisce. Eh, Livio dice sempre. Mi è capitato di ascoltarlo altre volte anche prima mentre mangiavamo un po' lentamente di cui ci scusiamo ancora. Eh, non esiste in, in una guerra non esiste il torto e la ragione. In una guerra esistono interessi. Questi interessi vengono declinati in una serie di eh, elementi che Livio ha, ha, ha detto, ma eh, io ne aggiungo altri. Eh, Tanti conflitti vengono raccontati in una maniera uh, errata, nel senso che non si può parlare di Israele-Palestina e Palestina se non si parla di acqua, non si può parlare di uh, Cipro se non si parla di terra, se non si può parlare e così via. No? E quella della ex Jugoslavia era un um, io ricordo di aver intervistato Borka Pavicevich del centro della, per la decontaminazione dal nazionalismo. Questo nome meraviglioso. Lei è una sociologa di Belgrado. E, eh, lei diceva sostanzialmente questo: è stata una, una seduta per un testamento da un notaio finito male, no? cioè era un paese che è esistito fino a quando il, la memoria partigiana è stata come dire, portata come elemento unificante e invece poi, ahimè, eh, eh, come dire, dalla morte di Tito comincia questo decennio su cui io lavoro da tanti anni, perché è un decennio che mi interessa molto, che è quello appunto che va da quella bellissima immagine di Livio, del libro per terra di Tito, fino al conflitto degli anni 90. E in questo decennio chi fa il mio mestiere da quelle parti ha delle colpe eh, gravissime. C'è un documentario, io lo faccio partire, è lunghissimo, però questo ve lo dico già, attraverso i ragazzi, chi è interessato poi vi lascio la mia mail e vi mando dei link, lo faccio partire, si chiama The Death of Yugoslavia. È un, è un classico nel senso interessante del termine. E venne prodotto all'epoca dalla BBC, che eh, devo dire, quando non ci sono interessi inglesi in una parte del mondo, fa del, un ottimo lavoro, e eh, in questo caso così era. Eh, sì, perché mo', come dire... Un'altra cosa che vi dico, non quando vi dicono che esiste il giornalismo neutro, mentono. Esiste il giornalismo onesto che ti porta a dire anche le cose che non ti piacciono e il giornalismo disonesto che ti porta a vedere la realtà solo secondo il tuo punto di vista. Per me, poi non so se Livio è d'accordo. Questo documentario è straordinario perché, oltre al materiale bellissimo di archivio a cui loro hanno avuto accesso, racconta eh, due fenomeni. Voi immaginate che per. 35 anni eh, a scuola, in televisione, eh, attraverso i media, attraverso tutte le feste, attraverso tutti i momenti di convivialità eh, si puntava a creare un unico popolo, cioè a insegnare alla gente: voi siete jugoslavi. Non è... Quelle memorie eh, non esistono, non è vero che ci massacravamo nella seconda guerra mondiale, e invece è l'errore opposto. Come il nazionalismo e il cancro della convivenza, a volte, ahimè. La volontà di non affrontare, purtroppo, di non elaborare il conflitto e quindi sedersi attorno a un tavolo e confrontarsi rispetto, punendo i colpevoli. Quando Livio dice: Sono state lasciate aperti molti file, ha drammaticamente ragione perché non si potrà mai pretendere che a Srebrenica eh, ci sia un ritorno alla normalità, a per quello che è accaduto, ma b perché se tu vedi la persona che ha portato via tuo figlio dicendo che lo portava al sicuro e lo ha consegnato ai serbi che l'hanno ucciso. E quello sta ancora lì e non ha pagato per quella colpa, non avrai mai una pacificazione, se per motivi politici ha perfettamente ragione, i criminali serbi hanno delle colpe enormi. Questi personaggi che sfilano un po' qui, e eh, ma non erano gli unici, c'erano i criminali croati, c'erano i criminali bosniaci. Eh, se non pagano tutti i criminali è ovvio che quella legge, quella giustizia non ha nessuna credibilità e se voi oggi parlate con un eh, serbo di 30 anni, eh, magari la persona più aperta di mente del mondo però ti dirà, eh vabbè ma tanto hanno dato tutta la cosa, perché c'è stata una retorica nazionalista in cui i giornalisti, ahimè hanno svolto un ruolo fondamentale eh, in rete e eh, qui la lingua come diceva come diceva Livio aiuta molto insomma si trovano ancora oggi, eh, perché YouTube da questo punto di vista è uno strumento democratico di, di grande valore, ancora oggi degli spezzoni dei TG ehm, che ovviamente, voi immaginate, Paese Unico aveva una TV di Stato, la RAI. Come la struttura della RAI, perché la ricordava molto da vicino, anche perché l'Italia il Paese eh, più comunista del blocco occidentale, la Jugoslavia probabilmente era il Paese più occidentale no, del blocco orientale, quindi c'è stata una grande storia d'amore fra Italia e Jugoslavia. La struttura era molto simile, quindi c'è il TG regionale. Voi avete un nazionale e un regionale. Voi immaginate: non so se c'è ancora, ma tipo Vito Martinelli che dal TG3. Finisce il nazionale che dice delle cose, e quindi il nazionale dice che il presidente napolitano ha ordinato alle truppe ehm, di restare nelle caserme perché non bisogna reagire alle provocazioni, siamo un unico popolo e non bisogna combattere. Finisce quel TG, attacca il TG3, e Vito Martinelli dice: eh, la città di Lecce ha organizzato la giornata dell'odio contro Bari, e tutti i baresi che saranno sorpresi nelle strade di Lecce potrebbero essere giustiziati. Su... Ma, ma roba è così io ho visto dei video con giornalisti anche sloveni, perché poi anche lì c'è una narrazione quindi la Slovenia sembra che sia il paese del no, Shangri-La, non è vero, anche loro hanno fatto il loro... in cui c'è questo giornalista sloveno con la pistola sulla, sulla mezzo busti immaginate Giorgino con la pistola no? che dice eh, no perché siamo molto tesi perché il nostro studio è assediato dalle armate federali, non era vero cioè si creava un meccanismo dell'odio in occasione del ventennale della guerra sono tornato in questo piccolissimo paese al confine fra Colazia e Serbia, che ehm, ovviamente non, non è mai quello, però ci sono sempre gli episodi simbolici. No? Lì, eh, a un certo punto, eh, nella fine dell'89, viene diffusa la notizia dell'eccidio di questi tre poliziotti eh, serbi. Bravissimo. Bravissimo. Eh, non era vero, non era vero. Cioè diventa un mantra che viene ripetuto no? come una leggenda urbana. Eh, e capite chi fa il mio mestiere che, no? che, che colpa può avere in questo tipo di meccanismo? È drammatico. Eh, questi dieci anni quindi fomentano quest'odio che arriva alla fine poi degli anni 90 a questa esplosione, che di base non è altro che l'idea che non potendo più stare assieme. Perché? Eh, caduto il muro di Berlino cambiava tutto il mondo, quindi la Jugoslavia si trova a essere, um, come dire, smarrita. E da questa parte mh, bisogna dire anche questo, essendo onesti, perché ormai, quando, dopo vent'anni i documenti segreti diventano pubblici, no? è un fatto che qualunque ricercatore sa. E oggi le trovate le sedute dei vari governi, francese, italiano, tedesco, che dicono, beh, però una Jugoslavia unita da quella parte là non va tanto bene, perché cade il muro, mi si apre il più grande de definizione del, di Giuliano Amato. Persona cara, che dice: il eh, muro di Berlino apre il più grande mercato potenziale per l'Occidente. Un Occidente che già negli anni 90 conosceva le sue prime crisi, no? dopo la, quella degli anni 70. Quindi, voi immaginate un blocco eh, ostile e soprattutto molto ancora legato alla Russia, cosa che la Serbia ancora oggi è, è ancora un paese legatissimo alla Russia per motivi religiosi, culturali e così via. Quindi. Una Jugoslavia forte, serbocentrica, eh beh, non piaceva, poi loro, come no, sai quando dici, non è uno che il governo serbo, Milošević non è che se lo provocavi era uno per bene, anzi, quindi invece loro puntavano a una Serbia forte. Eh, il nazionalismo è stato solo la chiave con cui creare quell'odio che ti serviva per strappare tutto e farne il pezzo più grosso possibile, che è quello che hanno tentato di fare tutti, sostanzialmente. Questo è, in parole semplici, eroze, il conflitto jugoslavo. Eh, quello che mi interessava però è, ehm, ma come dire, finendo questo, questo viaggio per me è sempre non so, di un'emozione incredibile, conosco a memoria queste foto, però. Mi... perché eh, c'è tanta Europa in, questo, in queste foto, perché io penso che una delle chiavi di lettura che si è voluto dare per non, ri... per non dover affrontare il dramma che a mezz'ora di macchina da Trieste stava succedendo questo negli anni 90, quindi non nel 1890, per non doverlo spiegare, una delle chiavi di lettura che si è scelto è stato quello del, eh, dello stereotipo. E io in questo processerei per crimini culturali eh, Goran Bregovic, eh, tutti quelli del Kalashnikov-Rakhia, eh, no? perché eh, da quella parte c'è molto di più ci sono intellettuali finissimi che magari non vengono tradotti di qua, e no? questo secondo è stato una, una grande colpa, una grande colpa anche loro, nel senso che poi qualcuno tipo Bregovic ti dice, beh vabbè, ma io ci mangio da Dio con, no? facendo il, il, quel tipo di, di uh, stereotipo balcanico. E quindi il balcanico alla fine un po' taglia gole, eh? quindi dai, non stiamo lì, no? e questo semplificava il conflitto. Ehm, quindi finirei, se sei d'accordo, questo viaggio in quegli anni e poi vi, vi volevo far vedere invece un video che abbiamo realizzato eh, io e Germana Lavagna che lavora con me a QCode per i vent'anni dalla guerra, eh, perché abbiamo scelto di fare un discorso che poi affrontiamo. Su ehm, il ventennale per me poteva essere due cose: o il, come dire, il, il citazionismo, no? c'eravamo come come se sei invecchiato dopo vent'anni, oppure eh, non, non ce l'ho io, ovviamente dico però quel tipo di revanchismo oh, del reporter di guerra, oppure potevi fare: ma in questi vent'anni cosa è stato fatto perché non accada più, no? E io vi porto un esempio che, che dopo vi faccio vedere, è un piccolissimo video di otto minuti, eh, però prima mi piaceva finire questo percorso. E allora riprendiamo ehm, dove ci eravamo lasciati, parlavo di Vukovar prima, e questa è Vukovar dopo la presa dei, delle bande di Arkan. Eh, fra l'altro ci sarà un'immagine perché io torno vent'anni dopo questa immagine, poi vi farò vedere come è diventato questo incrocio. Però ecco, un'immagine molto forte, molto pubblicata, piena di simbologia, insomma, comunque una, una città distrutta e tuttora ne porta i segni: una delle poche città eh, che porta tuttora i segni della guerra, i segni dell'odio, i segni della divisione, e, e quindi. Anche organizzare, per esempio, viaggi conoscitivi, come mi capita di fare spesso con il mio amico Agostino Zanotti di, di Brescia, che ha una ONG che lavora da più di vent'anni da quelle parti, è bello anche accompagnare, per esempio, dei giovani, degli studenti in quei luoghi e unendo testimonianza, eh, voglia di viaggiare, voglia di capire, eh, voglia di conoscere gli altri, voglia di conoscere anche... La generazione dei ventenni, perché per esempio adesso ci sono i giovani con tutti i loro gusti molto anche occidentali, eccetera, che però per noi sono dei totali sconosciuti, no? perché sono però quei bambini che io vedevo in fasce, nei, sotto le bombe in braccio alle loro mamme mentre attraversavano gli incroci di Sarajevo o mentre passavano i loro primi anni di vita nelle, nelle cantine di Mostar o vicino a tutti i fronti che ci sono stati durante quei lunghi anni di guerra. No? Adesso sono diventati grandi, hanno 20-25 anni. No, e sarebbe anche utile parlare con loro, capire come sono cresciuti, no? perché ogni, ogni famiglia poi racconta la sua storia, criminalizza l'altro, eh, criminalizza il nuovo vicino o, e talvolta, anche dal mio ultimo viaggio, ritengo che siano quasi pronti ad un nuovo conflitto in certe zone, perché c'è una tale povertà. È una tale come dire, sofferenza della crisi che noi tutti dividiamo, no? condividiamo, che, che lì ha, ha picchiato duro, morde ancora più forte. C'è gente che vive con 70 euro al mese di pensione. No? Eh, un mio carissimo amico, che è un fotografo di Sarajevo con cui ho, ho convissuto 5 anni di assegno, eh, è un mio fratello quasi ormai carnale, perché siamo due reduci, abbiamo condiviso i pericoli, il freddo, la paura e anche spesso quel piatto di minestra che ce ne mettevamo insieme la, la sera, e vive con 300 euro al mese alla mia età, insomma così, cioè quindi una nu nuovi poveri e soprattutto loro vivono grandi paure perché al di là dei nuovi ricchi, di quelli che ce l'hanno fatta anche durante il periodo della pace e della ricostruzione, <coughs> quelli che magari hanno messo in piedi nuovi business, tutti col turismo, con varie attività economiche. Però c'è tanta gente che dice noi stavamo meglio quando c'era la guerra, Saremmo pronti a tornare indietro perché stavamo meglio, avevamo come dire anche un'illusione perché ora siamo una massa di disillusi, sapremo che non entreremo mai più in Europa perché se ci entriamo ci massacrano. E quindi hanno iniziato ad aprire gli occhi anche su queste situazioni che pongono un grande punto di domanda. Cioè viaggiare anche nei Balcani... Oggi bisogna avere gli occhi aperti anche per percepire eh, la disillusione per esempio di giovani che ho incontrato che vanno tutti all'università, studiano, sono bravissimi e poi non possono prendere un visto per andare a Milano o a Parigi perché eh, i visti sono contingentati, un ragazzo non può prendere e fare un Erasmus e andare come tutti i ragazzi in giro per l'Europa a studiare. Allora dico ma noi cosa studiamo a fare? Per fare disoccupati i carabinieri qua a Sarajevo? Almeno mio padre ha fatto l'autista per, per le ONG, eh, oppure che ne so, non ha fatto dei business mercato nero, mercato nero dopo la guerra. Insomma, <coughs> ci sarebbe tanto da dire. Ah, attenzione, mi sta sfuggendo un'immagine che penso a voi faccia piacere perché, dato che si intitola Starry Most, no? eh, quindi questa qua è la foto del, del vecchio Starry Most, di quello vero, di quello che poi i croati nel 1993 hanno abbattuto a cannonate, no? proprio per definire anche questa separazione dall'altra dall riva, no? dalla, dalla costata, quando appunto Andrei ci dice i ponti, che erano ponti anche fisici e culturali, con l'altra sponda, invece sappiamo durante quel conflitto volutamente è stata considerata la sponda nemica e tuttora io ho degli amici che eh, lo considerano il ponte, il ponte dei turisti perché pur essendo stato poi ricostruito negli anni 2000 eh, non è lo stesso ponte ma soprattutto la gente non dimentica e per cui non ci si fida dell'altro, non ci si fida perché sappiamo quante tensioni. Tuttora Mosta, proprio in queste ultime settimane, è tornata a vivere anche tensioni fra le due sponde e si dice che vogliono tornare ad avere due sindaci, a separarsi definitivamente perché le due sponde non sono mai andate d'accordo, soprattutto le due mafie forti. Da una parte e dall'altra, sono quelle che comandano sulla testa della gente. Però mi piaceva, insomma, riproporvi questa mia immagine di questo canyon in retro, con questo bellissimo ponte, perché non sarà mai più così. Quindi, il nostro lavoro che è anche legato alla memoria di quei simboli così potenti è, è intitolato così: no? anche l'associazione. Quindi eh, credo che sia bello ricordarselo com'era. È una foto che ho fatto nel 91 quando io venendo da Ancona, poi Spalato e dall'entroterra, passavo da, dall'Erzegovina per poi andare più a nord, eh, in Craina, perché il conflitto era in Craina. E mi ricordo quando appunto mi fermavo a Mostar, che come vedete era, era un gioiello, e dicevano, Ludnica: mi dicevano, folli, folli, è una follia quella che fanno, dove stai andando, guarda che ti ammazzano, mi dicevano, qui non arriverà mai, mi dicevano. E questo, questo sapore, no, cioè anche, vero? Ecco. Ecco, e questa insomma era, era mostra in quei giorni qui stavo a Stolaz, che tra l'altro è un posto dannato perché qui tuttora c'è uno zoccolo duro zegovese di, di Ustasha, molto di destra, molto legati al traffico di armi, a tutto quello che ha significato la guerra, molto, eh, voglio dire... Facenti capo più, a, più a, ai poteri forti di Zagabria che a quelli di, di Sarajevo, e quindi questa è una foto evocativa dice, di come si viveva nei bunker eh, durante, durante la guerra. Stolaz è tuttora una, una piccola cittadina divisa eh, dove non c'è stato il ritorno di serbi o di musulmani, è etnicamente pulita, come dicono i croati. <coughs> E qui mi piace anche toccare, attraverso queste foto, un, una considerazione molto, molto alta, molto interessante, eh, che Predak Matejevic, probabilmente alcuni di voi lo conosceranno, grande letterato, nato a Mostar, ma da famiglia mista, con padre russo, grande cultura, slava, professore eh, alla Sorbona parlò di urbicidio. No? Quando io gli feci vedere queste foto qua, iniziò a elaborare questa teoria dell'urbicidio, era il 93. E tuttora siamo legati da una profonda amicizia, perché dice che lui alcuni pezzi, alcune, alcune storie, alcune considerazioni le ha elaborate guardando le mie foto, perché lui dice, Livio, tu sei i miei occhi. Io me ne sono andato dalla, dalla Jugoslavia quando iniziava ormai a perversare questa questa tormenta dei nazionalismi e non, non la sentivo più la mia terra, ora che sono esule a Parigi eh, i miei occhi sono i tuoi. No? Io eh, capisco tante cose e scrivo delle, delle considerazioni ma basandomi su quello che tu vedi sul terreno, per cui queste, queste immagini, questa è la Chiesa Ortodossa di Mostra per esempio. Cosa che mi ha fatto venire in mente Livio con questa bellissima immagine no, di, di chi peraltro deve vedere la, la sua vita raccontata da qualcun altro. No? Che è uno dei destini profughi: che eh, è importante dirlo. Molti perché magari anche noi, giustamente raccontando quello che è accaduto, eh, non riesci sempre a essere completo. È esistita una una parte della società jugoslava che si è battuta ferocemente perché non venisse la guerra quindi poi non era solo questione di volersi dividere il territorio, Pedag che è uno dei, dei grandi che poi magari è dovuto andare via anche per sicurezza ma vi faccio anche un esempio più divertente nella prima foto da cui siamo ripartiti, quella dell'incrocio di Vukovar in basso a, a destra si vede una Jugo cos'è la Jugo? la Jugo era la 126 jugoslava, no? cioè fatta lì eccola lì eh, si è passato avanti, eh, esisteva un gruppo che si chiamava Zabranino Piusnie in quegli anni, negli anni Ottanta. Beh, immaginate una band rock un po' demenziale, quindi era una metafora i Monty Python e una band rock. Eh, loro, attraverso il loro linguaggio volutamente surreale, eh, per dieci anni, cioè in tutti quei maledetti o benedetti anni Ottanta, hanno cercato di svegliare le coscienze su quello che stava per accadere. C'è una canzone che trovate su YouTube ed è meravigliosa, hai i sottotitoli in inglese, quindi capite bene anche quello che dice, che si chiama Yugo 45. E attraverso la metafora di una famiglia che ha questa macchinetta, racconta: ovviamente, Jugo 45, è ovvio, alla fine della seconda guerra mondiale, no? quindi la, la nascita della Jugoslavia. Racconta questa storia finta del matrimonio misto, quindi papà serbo e mamma croata. Ce n'erano migliaia in Jugoslavia, nessuno si sognava di chiedere al vicino se sei serbo-croato, no? lo sapevi, la sua festa era il giorno prima, la tua festa era il giorno dopo. Eh, col figlio che aveva studiato, era diventato islamico, quindi avevano riprodotto ovviamente in chiave ironica le varie anime della Jugoslavia. E alla fine cominciava questa lite furibonda per chi doveva avere questa carcassa di macchina e finivano per simbolicamente prendersi tutti abbastonate, no? E, e loro con la loro ironia, con la loro capacità... Davvero straordinaria, eh, avevano rappresentato quello che stava per accadere, no? era molto profetico. E però mi piaceva aggiungerlo a quello che stava raccontando Livio, perché c'è stata anche tanta gente che ha provato a impedirla questa follia. E che se fosse stata appoggiata, prima Livio parlava riconos del riconoscimento dell'indipendenza di Slovenia e Croazia in un'ora: beh, se invece si fossero sostenute le voci del dialogo e le voci contro il nazionalismo, magari poteva non andare così. Grazie per l'integrazione e allora quindi ho ricordato volutamente eh, le, le parole magiche di Peter Betterievich, autore anche di grandi libri che vi invito a leggere perché sono una testimonianza anche di una sofferenza culturale fra, di chi vive fra asilo ed esilio, no? ma soprattutto ma chi sa incarnare eh, il, le culture del Mediterraneo. E quindi dato che siamo qua in una città magica che sente questo, questa necessità di parlare fra le due sponde, no? Preda ha scritto dei libri bellissimi su questo argomento. E, e quindi la sua sofferenza, come dicevamo prima, di, eh, di vivere eh, questo urbicidio, no? questa volontà. Eh, decisa a tavolino di distruggere i luoghi della convivenza, la distruzione dell'urbe come luogo della convivenza umana, della convivenza eh, con l'altro e anche così pure i luoghi della religione dell'altro, come voler annientare la presenza dell'altro, così come eh, distruggo tutte le chiese piuttosto che i minareti i simboli della cultura dell'altro, come se uno non uccidesse anche un pezzo di se stesso in questo, in questo travagliato eh, atto di violenza, no? perché c'è anche una parte di te no? in questi luoghi che sono così misti. No? E quindi c'è una, una follia diretta a tavolino da pochi che però ne fanno uno strumento per dividere, per spostare migliaia di persone, per... Per braccare no, i nemici, per spogliare gli altri no, dei loro averi. E questa è un'immagine che è anche diventata la copertina del mio libro. È una foto che ho scattato a Mostra lungo il boulevard durante la guerra, dove si sono sparati. Milioni di colpi di Kalashnikov, la linea del fronte era diventato il viale principale. Non so se siete mai stati a Mostar, il boulevard adesso è ritornato a vivere, però per anni è stato eh, lasciato in macerie, come vedete, non da colpi di artiglieria, come raccontavamo prima, non, non dai carri armati, ma da, unicamente da colpi di arma automatica, che gli abitanti dalla parte, diciamo, di destra di questa fotografia, parte est, sparavano agli abitanti della parte ovest, della parte croata, perché questa era diventata la prima linea. Vi potete immaginare che cos'è una città, una... Si tra l'altro splendida, preziosa no? con questa, questa neretro con questo ponte meraviglioso questo antico bazar eh, niente, insomma un, una follia che ha portato tuttora delle profonde ferite eh, odi e rancori mai sopiti e, e soprattutto ecco cioè, vi invito a eh, concentrarvi un po' sulla simbologia di questi muri sbriciolati dai colpi di Kalashnikov, sparati contro la, il vicino di casa, non contro il nemico, non contro gli unni, contro i nazisti, no, così, ma contro il vicino di casa. Eh, eh, ho sofferto molto anche di, di questo modo di, di, di vivere. Io, vivendo in famiglia, non avevo, cercando sempre di vivere vicino, a contatto con la gente e eh, rifuggendo dalle camere d'albergo che sono troppo lontane. No, da dalla quotidianità, no? dalla verità anche del duro vivere quotidiano senza acqua, senza cibo, senza affetti, nella paura, senza sonno. Eh, tre inverni passati al gelo perché, come sapete, al primo giorno di guerra è andata via la luce e con quello sono saltati i bancomat, quindi tutti senza soldi, tutti messi sullo stesso piano, economicamente tutti, chi ce li aveva in tasca o sotto le mattonelle a casa, o aveva delle cose di valore da vendere al mercato nero, trovava anche i soldi per fuggire, come fanno adesso in Siria, no? Perché i profughi sono sempre gli stessi e le storie umane delle vittime sono uguali dappertutto. Ma altrimenti non c'è più pane, non c'è più luce, non c'è più acqua dai rubinetti, saltano tutti i vetri e quindi tre lunghi inverni al gelo. E voi sapete il gelo dei Balcani, 20 gradi sotto zero, eh, con la stessa temperatura in casa. Cioè, io mi ricordo quante volte per fare la minestra o per lavarmi eh, i capelli, scioglievamo la neve accendendo, cioè con dei pezzi di, di legno in casa facendo un piccolo fuoco perché talvolta quando sei in prima linea non è che puoi accendere un fiammifero o una pila o accendere un fuoco, tutto deve essere fatto di nascosto perché basta solo vedere un riflesso, una luce e sei un uomo morto. No? Per cui anche questi, raccontarvi queste piccole cose di quotidiana follia, no? però vi racconta che cos'è la, la difficoltà del sopravvivere ogni giorno. Sarajevo è stato come anche tutti gli altri gli luoghi. Colpiti dalla guerra nei, nei Balcani, ha avuto un, la, uno degli assedi più lunghi della storia. E un giorno dopo l'altro vivono in quella condizione è atroce, atroce. Quindi vedete, in un momento di cessate il fuoco lungo il boulevard, la, si stendono i panni, no? e cioè, è tutto intorno, ci sono segni dell'odio. Vedete come è ridotto questo, questo? Questa è una delle case del boulevard che vedevate prima. E questa è la passerella ricostruita nel 95, dopo i primi accordi di pace di Dayton, per unire le due sponde. Però su questa passerella non passava nessuno, anche perché i soldati hanno messo il filo spinato in modo che nessuno comunque ci passasse. Quindi questo simbolo no, così importante del, del, del ponte... E non doveva essere, gli no? UN l'avevano costruito perché era importante secondo i loro criteri la eh, libertà di movimento delle persone durante il cessato il fuoco. Ma i soldati ribadivano le, la loro mentalità: quello che nessuno doveva passare perché non ti fidavi neanche di una vecchietta. E insomma, questa qua è un'immagine di mostra proprio alla, alla fine della, della guerra. Insomma. Basta, le parole non bastano per descrivere, e qui passiamo ad altre macerie ancora forse più dolenti, qui sono all'interno della, della biblioteca di Sarajevo, quando si parla della, del simbolo della cultura, del perché degli artiglieri serbi hanno volutamente no, distrutto insieme a questo simbolo 12.000 antichi volumi con tutto quello che contengono del sapere umano, che sono sapere di tutti noi, no? della specie umana ecco questo è, è, è ciò che lascia quella guerra no? cioè anche un, uh, un boulevard no? Una, uh, pieno di macerie un, un deserto che chiamiamo pace e soprattutto anche la fatica io ogni volta lo, lo esprimo a chiare lettere di ricostruire poi questi, questi luoghi della cultura comune perché tuttora la la Viesnica non è stata del tutto ricostruita, non è tornata ad essere luogo di cultura, non è più la biblioteca centrale di Sarajevo. Quindi, anche quanta fatica ha fatto la comunità internazionale ad influire sui politici locali che si sono mangiati tutti i soldi per la ricostruzione per troppi anni e io lo sottolineo. Ogni volta perché ci sono responsabilità anche da parte della cooperazione, di aver troppo assecondato delle lobby di potere politico, che erano quelle le lobby della guerra, così hanno fatto a Sarajevo e a Mostar, e poi ancora più gravemente, in maniera più spudorata e lampante, l'hanno fatto in Kosovo e continuano a farlo in Kosovo. C'è un capo che come Bernard Kushner, che il primo giorno in cui si insedia a Pristina si fa fotografare. Dai, dai media internazionali a braccetto con Asimtaci, Taci, capo dell'UCK, vi fa capire quanto è marcio questo tipo di intervento. Non ci si fa fotografare con il capo di una guerriglia che ha vinto grazie all'intervento della NATO, cioè anche il parere unanime di chi interveniva dopo per la ricostruzione dei muri ed elementi doveva essere più super partes e non prendere parte al grande banchetto che è stato fatto in tutti questi anni. E tuttora sappiamo che cosa resta del Kosovo. È un arcostato, non è una democrazia e troppe cose sono state sbagliate anche da parte di chi è intervenuto in tutti questi anni per portare pace o collaborazione fra, i due, fra le due parti. Il Kosovo è spaccato in due, ne parleremo dopo, ci sono... Numerose foto che ho fatto in quegli anni, anche recentemente, e per cui bisogna riconoscere anche le ferite della guerra e la, le ferite provocate anche da una errata politica internazionale, l'intervento armato prima di non riconoscimento di una risoluzione 1244 che diceva ben chiare cose che non sono state ottemperate da unice e da Nato, queste sono delle cose che possono essere i prodromi di un futuro conflitto, perché a Mitrovic sappiamo che il ponte è, è, è interrotto, è un'altra mostra, no? per cui fino a quando non si opererà, giustizia e anche lì non si processeranno i veri criminali dell'una e dell'altra parte e non si opererà per il bene di quella eh, regione, un giorno forse noi non ci saremo più ma ci saranno i nostri figli, si torneranno a parlare di tensioni in quell'area perché tutto non è finito come doveva essere secondo giustizia. E credo che sia importante fare viaggi tuttora di conoscenza e di intervento dall'una e dall'altra parte per far sentire la nostra presenza costante e non andare ad investire perché ci sono dei progetti attraverso i quali si fa business. Non c'è solo il business, ma prima di tutto c'è la eh, necessità di una costruzione di una conoscenza e di una memoria comune, condivisa. Un brano che citai in un, in un articolo il giorno che arrestarono Mladic perché poi ci no, potremmo tediarvi per ore in realtà quindi a un certo punto anzi fateci domani intervenite fermateci perché sulla latitanza che è stata permessa a questi due personaggi a Mladic e Karadzic ha, ha, è stata possibile per tanti anni solo grazie a coperture internazionali ovviamente eh, questo brano è della scrittrice Dubravka Ugresic di questo libro bellissimo che si chiama Il Museo della Resa incondizionata. In questo libro lei racconta eh, che durante un giorno di questo lunghissimo assedio alla città di Sarajevo il comandante delle truppe serbo-bosniache, appunto Ratko Mladic, osservasse la città da una delle postazioni che la circondavano. Sarajevo in una conca e gli assedianti erano sulla sommità. Nel mirino imprigionò l'immagine di un suo conoscente. Mladic fermò il suo soldato, chiamò al telefono la casa della persona contro la quale stavano per sparare. Numero che ovviamente conosceva perché erano stati concittadini per, per anni. Hai cinque minuti per prendere gli album delle tue fotografie, poi colpiamo casa tua. Io chiesi, dice la Ugresic, a quel profugo: ma secondo te perché ti ha voluto fare questo favore? E questo profugo le rispose. I profughi si dividono in due categorie, quelli con le fotografie e quelli senza le fotografie. Perché la memoria è a volte tutto quello che ti resta di una vita intera. E colpire quella biblioteca significava colpire i millenni di convivenza, di... perché quei libri, quei, quel. Patrimonio meraviglioso di cui parlava Livio, di milioni di testi, raccontavano cosa? Che musulmani, serbi, croati, cattolici, ebrei, ortodossi e rom lì ci hanno vissuto da sempre, no? E, e si voleva colpire quella storia condivisa, no? Quello era il simbolo della biblioteca di Sarajevo, che ahimè non solo ha ragione eh, Livio, ma dopo il restauro si teme addirittura che possa diventare la sede del, del comune. Cioè quindi perdere completamente quella che era stata la sua funzione anche simbolica originale. Avete delle domande? Non vi suscitano dei quesiti queste nostre anche strane testimonianze un po' fuori dal, dal seminato? Qua parliamo invece di caschi blu a Sarajevo, testimoni della mattanza inermi anche perché il loro mandato, è, come sempre, le Nazioni Unite anche sono poco influenti, mi ricordo il Ruanda, un altro genocidio che ho documentato e visto con i miei occhi, però dipende anche dal mandato, e siamo lì, cioè alla politica internazionale, al ruolo vero o voluto di, di questi contingenti. E questi sono, questo era un casco blu francese che guardava verso le postazioni. Uh, a Serbe, a Garbavizza lungo un ponte che ho attraversato molte volte perché ecco, vi voglio dire il mio sforzo di comprensione ma che andava anche al di là proprio del mio mestiere cioè anche a voler un po' uh, andare oltre gli schemi e, e capire come uomo qual era la realtà in cui vivevo uh, e in cui operavo era quello di attraversare i ponti, di capire sempre lo stato delle cose dall'altra parte della sponda, dall'altra parte del ponte. Così ho fatto a Mostra e così ho fatto molte volte a Sarajevo, anche se la città era divisa in due, sapete che in sostanza non so se ne siete a conoscenza, ma Sarajevo è come una sorta di catino in mezzo ad una vallata. E di prima linea ce n'erano due, cioè ce n'erano una in centro lungo il fiume Milliacca che divide tuttora fisicamente la città in due, e quindi quella era una, era una prima linea centrale in città, e poi dopo c'era quella, come vedete anche in questa foto, che passava in alto lungo, lungo le colline che dominano la città. Io sono stato molte volte anche in cima su quelle colline, in zona operativa eh, con mu soldati musulmani o serbo bosniaci. E vi posso assicurare che la città ce l'avevi in un pugno. Cioè, un cecchino ha una capacità di eh, colpire un, uh, un obiettivo uh, a un chilometro di distanza e ti sembrava di vederlo lì, cioè veramente di fronte a te, attraverso quel mirino. Per cui, cioè, la mattanza che è stata fatta a Sarajevo, come in tanti altri luoghi dei, dei Balcani, è stata una. Una, una mattanza voluta, cioè si non, non si prendeva la città perché volutamente non si è voluta prendere, però si rendeva la vita impossibile ai, ai suoi abitanti, quindi doppiamente colpevoli. Adesso, ecco, una considerazione che mi viene da fare, è con, dopo tanti anni rimane anche comunque una capitale. Della Bosnia, ma comunque piena di problemi, anche perché è diventata una capitale comunque etnicamente pura. Cioè il, il, tuttora i confini sono predefiniti dalle zone operative, dalle zone della prima linea definite dal, dagli accordi di Dayton. In sostanza, poco è cambiato, le dinamiche sono malate, come è malata anche è la cupola che dirige eh, tuttora la politica eh, della Bosnia, ma anche di altre, di altre zone appunto, tuttora problematiche e non del tutto pacificate come quella del Kosovo. E qua ci sono dei stralci di vita quotidiana, il duro vivere durante l'assedio, una coda per il pane, no scusate per l'acqua, l'attesa di una di un mezzo del, dei pompieri che, portava, che andava a spegnere un incendio e allora la gente si avvicinava con delle taniche per poter raccogliere dell'acqua. Queste scarpe vecchie bucate di questo bambino che vi racconta insomma anche la precarietà di come si vive anche nella, no? nella quotidianità, nei vestiti, nelle esigenze ridotte al, al minimo veramente. questi cartelli che ricordano il pericolo dei cecchini, poi sono diventati un simbolo, però invece tutte le volte che vedo questa foto mi si gela il sangue, perché ogni, per me che ci ho vissuto cinque anni in tutto, ma tre anni durante l'assedio, due anni nel dopoguerra, ogni, eh, ogni incrocio era veramente da panico, no? perché sapevi che poteva essere l'ultimo, effettivamente... Ecco, questa è stata un'immagine che ha pubblicato il Corriere anche due giorni fa e mi ha fatto piacere perché ricordare la dura vita quotidiana di una mamma con un bambino che è in cerca di latte o di pane attraversa uno degli incroci più micidiali, più battuti, più battuti della, della città, è veramente tuttora serve a ricordare. E questa è un'altra prospettiva dello stesso incrocio. Questa è un'altra immagine molto importante, molto pubblicata. E come vedete, non so se forse alcuni di voi non erano attenti o non erano abbastanza grandi in quel periodo, però, ci sono alcuni particolari che tutte le volte mi colpiscono. Per esempio, qua tutto è rimasto bloccato. Vedete queste macchine che sono arrugginite a quell'incrocio perché era impossibile girare in macchina. Nel versante che dava verso le postazioni serbo-bosniache, un tram rimasto lì eh, dopo il suo ultimo viaggio, e queste e questi, mh, coperte militari che venivano alzate nottetempo con dei fili d'acciaio per impedire ai cecchini di poter vedere la gente che transitava lungo, lungo la strada quindi mettere come un paravento che disturbasse il cecchino nella sua messa a fuoco, perché sapete la, la tecnica del cecchino è una tecnica veramente micidiale, no? cioè non colpisce magari la vittima per ucciderla, ma generalmente la ferisce per fare in modo che gli altri, i passanti o chi di dovere, anche chi porta il, il suo aiuto, poi venga a sua volta colpito, quindi è una cosa micidiale purtroppo ne ho visti all'opera in, eh, in tante altre zone di guerra, no? per cui voglio dire, io sottolineo sempre questa necessità di pensare sempre, non ai buoni e ai cattivi, ma alle, alle vittime civili come vittime di tutti i conflitti. E, ed è cambiata molto la percentuale delle vittime dalla Seconda Guerra Mondiale o addirittura, addirittura dalla Prima Guerra Mondiale dove le vittime erano tutti soldati perché si combatteva delle guerre apocalittiche, pensiamo agli assalti all'Arma Bianca, sul Monte Grappa, cose del genere. No? Però fra militari, voglio dire, e invece qua e in tanti altri contesti, dalla, dalla zona dei Grandi Laghi all'Afghanistan, alla Palestina, eccetera, sono i civili che sono sempre e comunque nel mirino. Qua ci sono dei caschi blu, dei ucraini, che Davano la, la caccia ai cecchini serbi, cioè sì, c'era un, un osservatore che vedeva, cercava di capire le postazioni da cui sparavano e, gli, e i, i caschi blu eh, a quel punto rispondevano, però insomma, sappiamo quante vittime hanno fatto lungo quella boulevard. E questa invece è una delle vittime della strage del mercato. Quindi... Veniamo a una di queste immagini terribili che comunque ritengo che sia giusto, in omaggio anche a quelle vittime a ricordare, perché troppo spesso i ricordi sono anche edulcorati. Spesso mi chiedono di non vedere i morti, ma secondo me la guerra non va edulcorata perché la guerra è sangue, sofferenza, morte. Per cui cioè, ricordiamo anche quelle vittime come ricordiamo le vittime dei, dei, dei conflitti attuali. Perché in, in, uh, in Siria, come in Afghanistan, in tanti altri luoghi, anche non coperti dai giornalisti, come penso al Congo, a tante altre, altre mh, guerre dimenticate, non si vedono mai abbastanza le, le, le vittime, non si considera noi tutti vittime di, di questi conflitti, no? perché io mi sento molto, molto vicino. A loro, cioè, li considero come dei miei fratelli, come quelli che sono sbarcati l'altro giorno a Lampedusa, ma io mi, mi sentivo veramente, cioè, soffrivo e spesso pianto mentre facevo queste foto perché c'è anche molta partecipazione, non pensate che, che sia una cosa facile, non si prova piacere nel fare queste fotografie qua. E devo dire che mi rimane una profonda ferita nella mente e nel cuore, però è troppa la mia voglia di raccontare. E mio, la mia voglia di impegno nel testimoniare che mi porta a ricordare queste ed altre vittime, che potete anche trovare sul mio sito dove ho raccolto eh, molti reportaggi di guerra che ho fatto in questi, in questi anni. E poi, dato che mi piace enormemente la vita, quindi mi piace di più raccontare storie di umana sopravvivenza. Questa è un'immagine a cui sono estremamente legato perché sono bambini della comunità ebraica che ho fotografato eh, sotto la sinagoga, eh, nelle cantine della sinagoga dove loro vivevano perché era troppo pericoloso, dato che era particolare l'attenzione la della comunità ebraica, della piccola comunità ebraica durante la, signor, la serie di Sarajevo per salvaguardare quelle vite perché sappiamo quante ne hanno già passate nella storia e quindi mi piaceva anche raccontare attraverso questi loro occhi, attraverso questo loro gesto anche simpatico fuori c'era un frastuono di bombe e loro suonavano Chopin qua sotto e non mi posso dimenticare questa immagine che vi dà anche l'idea Comunque, della continuità della vita, no? della voglia di sopravvivere malgrado tutto. No? La luce c'era, ma era grazie ai generatori. No? Quindi, cioè, immaginatevi comunque una città fredda d'inverno, eh, buia, senza acqua, senza, piena di paura. Cioè era diventata veramente un, un inferno anche una città piena di, di vita, allo stesso tempo di voglia di sopravvivere, penso all'esempio del Camerni Theater, di questo teatro che ogni sera, malgrado tutto, non si è mai fermato. Io mi ricordo delle persone che ci arrivavano attraversando quei vicoletti pericolosi, ma con le candele andavano perché tutto si svolgeva al buio e accendevano queste candele per poter fare in modo che adesso possiamo partire, perché erano gruppi magari piccoli come il nostro però Con gli attori e una decina di candele si poteva fare anche questa sera, questa performance che ci aiuta a far vivere l'anima quando fuori è tutto odio, oh no, è tutto buio. No? Questa foto, pensando anche ai pacifisti, a quello che hanno fatto, alla voglia di pace, soprattutto all'attesa eh, del viaggio papale perché. Appunto anche quello è stato un grande momento di illusione e disillusione, perché poi per motivi di sicurezza il Papa non andò e ci fu una grande disillusione, però ecco, questo era il clima in cui si attendeva il viaggio del Papa, no? per cui i bambini sempre anche in prima linea perché erano sempre molto protagonisti e, ed era bello anche vedere in loro qualche sorriso. E questa invece è la prima linea ad Obrigna, Sono lungo la linea dell'aeroporto. Qui era una zona veramente fottuta, ragazzi, eh. proprio c'era l'odore di morte dappertutto, è stato durissimo. Era l'ultimo inverno di guerra, però è stato anche molto duro arrivarci, starci. E questo è il famoso tunnel, forse l'avete visitato che adesso è diventato un piccolo museo della memoria. Però io fui il primo a fotografarlo e allora era un segreto militare. Bayer O'Collar, l'uomo nella foto, era il tenutario di questo segreto, di qui dalla parte bosniaca partiva il tunnel che usciva eh, passando per 800 metri sotto la pista e diciamo, verso le linee musulmano-croate, poi permetteva ai profughi di fuggire fuori dall'assedio oppure anche ai feriti di essere evacuati eh, e poi dopo ad entrare cibo, armi e tutto quello che serviva per gli assedianti. Comunque questa è una foto molto particolare, molto importante. Era la prima volta che si vedeva com'era il tunnel. Non posso dimenticare l'impegno anche di vite umane che hanno dato molti miei colleghi giornalisti e fotografi durante l'assedio e Uh, il sostegno militante, importantissimo anche alla resistenza di un giornale come Slobogenia, che non aveva la carta, che, che, uh, in cui i giornalisti rischiavano la vita ogni giorno per poterlo mandare in stampa, ma che è stato veramente uno, uno strumento sia di informazione per gli assediati, ma anche per tutto il mondo, perché erano gli unici che facevano uscire uh, le notizie da, dalla città assediata. E poi storie di profughi qui a Gorazde, raggiunsi questo enclave, uno delle enclave protette dalle Nazioni Unite, sappiamo come le Nazioni Unite le proteggevano, e raggiunsi nascosto su un tir delle Nazioni Unite che è un, il primo convoglio che raggiunse Gorazde nell'estate del 95, per molti, per troppi mesi la gente era morta di fame, si parla spesso di Srebrenica o di altre enclave, ma di Gorzde è stato terribile, uno dei posti più terribili, ma anche meno raccontati perché i giornalisti non ci arrivavano. Io ci arrivai nascosto dentro un camion, uh, prendendomi i miei rischi, però riuscii a portare anche una testimonianza molto importante. Insomma, queste erano le scene di vita quotidiana dal piccolo assedio di Gorzde. La sofferenza psicologica. Ho incontrato tantissime persone che, scioccate da, dai bombardamenti, dal, dallo sradicamento, da, dalla paura, dalla fame, dalla, dalla solitudine, hanno perso il senno della ragione perché questa vecchietta, tuttora quando vedo questa foto, mi si stringe il cuore perché ricordo i suoi pianti e le sue urla. E questa è un'altra immagine a cui sono estremamente legato, una testimonianza che è molto utile anche per voi che avete i Balcani nel cuore, perché è una pagina poco raccontata. Io ero in Craina, quindi vi ho fatto vedere le mie foto della Craina all'inizio della guerra nel 91, quando i serbi conquistarono la Craina croata e poi quando ci fu la controffensiva dei croati, l'offensiva Tempesta o Luia, io ero a Knin, a Benkovac. Quando si scatenò l'offensiva croata, e quindi feci dieci giorni a bordo insieme alla colonna di profughi che fuggì. Più di centomila persone fuggirono sotto i bombardamenti dalla Craina, e solo due giornalisti, io e un altro giornalista straniero, eravamo presenti in questa zona. Fu una pagina anche di crimini di guerra poco raccontati. Eh, tutti i giornalisti erano fermi o a Sarajevo, perché Sarajevo era. Il cuore della storia oppure erano bloccati dall'esercito croato a Spalato perché non volevano avere testimonianze di quello che loro facevano ai serbi di Craina. Questa colonna interminabile di donne, vecchi e bambini perché non c'erano uomini a bordo di quei trattori. Gli uomini erano rimasti a combattere in Craina, arrivò fino al confine con la Serbia. Loro puntarono sull'autostrada per Belgrado e vennero fermati dalla polizia mandata da Milosevic e dirottati in Kosovo, quindi usati due volte, all'inizio della guerra perché dovevano essere quelli che no, mantenevano no, il potere, la presenza dei serbi in Ukrajina, no? quindi Knin, Martic, tutti quelli che abbiamo visto prima, no? comunque grande storia perché loro... Una buona parte di queste famiglie erano lì da 500 anni, erano quelli che avevano i loro padri, i loro nonni, i nonni e i loro nonni avevano lottato contro i musulmani no, ai tempi della guerra contro, contro Istanbul e adesso si venivano puniti no? perché venivano usati da Milosevic per andare a innalzare la percentuale dei serbi in Kosovo perché serviva per tutti i suoi magheggi interni di percentuali di... Serbi, no, ovunque c'è un serbo c'è la Serbia, no? diceva lui. No? E per cui l'ho visto proprio con i miei occhi perché io ero a bordo di uno di questi carri. La disillusione di queste persone che pensavano, no, adesso arriviamo in Serbia, adesso ci saranno aiuti, ci saranno cibo, ci saranno luoghi dove stare a Belgrado perché ci sono i nostri fratelli, e invece vennero dirottati giù in Kosovo e mandati poi a soffrire un'altra guerra in Kosovo. Perché io poi vidi alla fine nella primavera del 99, quando iniziò l'intervento della Nato in Kosovo, una colonna di 180.000 profughi che andava su verso nord, verso Nis, ed erano gli stessi che rifugivano. Una volta avevano perso tutto in Kraina e poi dopo dovevano rifugire in Serbia e sono tuttora profughi interni in Serbia, perché in Serbia ci sono un milione di profughi interni. Quelli che non hanno trovato collocazione dopo essere stati rimossi e dislocati da tutte le guerre balcaniche, per cui cioè, questa è, diciamo, è la somma finale. E poi c'è um, la storia dei Rom, cioè, vittime predestinate di sempre, no? cioè, di queste minoranze che incarnano anche tutto, no? la storia anche di Gitani no? dei Balcani. Con anche in un'area molto più allargata che comprende la Romania, tutta, eh? eppure qui vi li pesi dall'una e dall'altra parte, no? sempre considerati scomodi. Tuttavia, questo sorriso di questi bambini ci fa ben sperare no? che loro ce la fanno sempre. No? E questa qua è quella pagina a cui mi riferivo all'inizio quando vi raccontavo, anche di pagine poco raccontate, di, di storie terribili come quelle di Serbeli. Qui sono a Milici in un villaggio serbo a 10 km da Srebrenica. Questo villaggio era stato distrutto poche settimane prima della caduta di Srebrenica dalle bande di Nasserovic che facevano operazioni di sganciamento, cioè pur essendo eh, circondati dall'esercito di Mladic, però operavano operazioni eh, molto dure sui villaggi serbi della zona per andare anche a razziare perché serviva cibo, acqua, soldi, qualsiasi cosa e per spaventare l'altro. Questa è la vera situazione che si viveva in quella vallata, perché se voi andate a Srebrenica risalirete tutta una vallata in cui vedete ancora case distrutte, ancora villaggi poco abitati o vedrete monumenti dell'uno e dell'altro, perché per esempio a Bratunaz c'è un grande monumento a tutte le vittime serbe di quella zona no? e poi fate pochi chilometri e arrivate nella zona dove c'è il grande cimitero collettivo delle vittime di Srebrenica, più di 8.000 che derivano dall'assedio e anche dalla mattanza che fu fatta nei giorni, nei giorni successivi alla caduta e di cui non si sono ancora trovate tutte le vittime. Questa è Srebrenica, pochi giorni dopo la caduta, perché riuscì ad entrarci e a fotografare eh, le, le moschee distrutte. E poi questa è una delle immagini a cui sono più affezionato, perché c'è anche tutto la spettacolarità di, fo di questa foto, d'accordo, ma soprattutto la vicenda umana a cui io sono molto legato. Uh, grazie a dei volontari uh, dell'Associazione Sprofondo di Lorenzo Scapolo, che operava a Sarajevo, ma che come me aveva uh, la voglia di attraversare ponti e di portare uh, segni di solidarietà anche all'altro, anche, alla, anche al, alla vittima serba, perché anche essa è vittima nel quartiere di Garbavica, mi trovai a passare l'ultima notte del, del, dell'assedio prima che Sarajevo diventasse città aperta e fosse proclamata la capitale della Bosnia, no? delle due entità. Eh, questa era una famiglia che Don Lorenzo amava tantissimo perché era un simbolo della resistenza dell'amore sull'odio. Lui, serbo, la moglie budinka eh, musulmana, due bambini, uno assolutamente in fascia, attaccato al suo seno, e l'altro piccolo, di un anno. Andavamo a visitarli spesso perché magari gli si portava anche qualche cosa per sopravvivere all'assedio, perché l'assedio era anche vissuto a Garbavica. Non c'erano aiuti umanitari a Garbavizza, era talvolta ancora molto più dura che dalla parte musulmana in serio. E allora, dato che un giornale importante spagnolo mi aveva chiesto di raccontare l'ultima notte di assedio, però con una storia mai vista, mai raccontata, molto simbolica. Andai a casa loro perché era un esempio no, di chi aveva vissuto tutto l'assedio anche in un luogo dannato perché era il luogo da cui sparavano i cecchini, ma loro non avevano colpa perché non erano in armi. E, e poi cosa successe? I vicini di casa di Budinka, dato che era il giorno in cui sostanzialmente Sarajevo sarebbe diventata comunque un simbolo di... Di una capitale anche musulmana e bosniaca, i serbi si ritirarono tutti verso Pale, verso il nord, e non venivano, ammessi, eh, non venivano ammesse scelte diverse, non si poteva rimanere. E la scelta di questa famiglia, che è una famiglia mista, come diceva Chris prima, eh, come tante altre milioni di famiglie jugoslave, no? in cui non si chiedeva chi sei, com'è il tuo nome. No? Lo chiedevano solo al posto di blocco gli sgherri dell'uno e dell'altro per capire qual era la tua provenienza. E insomma ha fatto sta che i propri vicini di casa buttarono le bombe incendiarie per indurre anche loro alla fuga. Non veniva ammessa una scelta diversa e loro avevano deciso di restare, perché Sarajevo era la loro città e avrebbero voluto starci soprattutto alla fine del conflitto, quando Sarajevo sarebbe diventata città aperta di nuovo. Insomma ha fatto sta che comunque riuscì a prendere in braccio i due piccoli e con la moglie, e mentre lui cercava di spegnere un, un fuoco assolutamente che nessun pompiere avrebbe potuto spegnere, con un, un regagnolo d'acqua, mentre il soggiorno andava in fiamme e io ho dormito in questo soggiorno fino a un paio di ore prima e, e di conseguenza fuggimmo giù prima in giardino e da lì vidi, questa scena incredibile di questo gesto impotente di un uomo che voleva salvare uh, la sua casa, ma soprattutto la sua scelta, quella di rimanere. No? E, mh, feci queste foto, furono molto pubblicate, premiate in quel periodo, e, e poi non li, non li senti più, persi completamente i contatti. Uh, quando due anni fa tornai a Sarajevo, in occasione di una delle celebrazioni del 80 anni dopo la fine della, della guerra, mi fecero un'intervista. Un, uno dei giornali più importanti della capitale bosnia che mi, mi chiese qual era la storia a cui ero più legato, eh, qual era una foto di quel periodo eh, a cui ero particolarmente affezionato. e Il giorno dopo pubblicarono questa foto e pubblicarono anche un mio appello e di, dissero Livio cerca eh, quella famiglia, perché da allora non ha più avuto notizie. Il giorno dopo, loro, che tuttora vivono a Sarajevo, i piccoli ormai hanno vent'anni, la generazione dei vent'anni, proprio quelli che erano in fasce eh, durante l'assedio, si fecero vivi, telefonarono in redazione, e ci incontrammo alle 5 del pomeriggio, quindi tanti anni dopo, eh, a il piacere di riabbracciarli perché fu per me anche la fine, no? la chiusura di un cerchio. No? E così mi piace anche raccontarvi questo mio coinvolgimento. Questi erano invece i serbi che avevano dato fuoco alla casa di Budinka e poi un'immagine che riguarda i soldati del contingente italiano che facevano insomma, comunque da guardia, i vigili urbani, in questo caso a profughi serbi in fuga che lasciavano le loro case di, di Garbavica o di Ilias o di Dobrnia portandosi via come vedete le finestre e le porte perché non potevano portare via i muri ma si portavano via tutte le cose i rubinetti, mi ricordo i tubi dell'acqua i, i fili, strappavano i fili della corrente tutto quello che poteva essere portato via sperando di poter rimettere in piedi una casa però in Repubblica, Repubblica Serbska Dover rimettere in piedi una vita. E questo è quello che resta dell'assedio, della una, una città in macerie e questa è una foto molto simbolica di, di come appariva se arrivò alla fine della, del conflitto. Questa è la linea di Dayton, per esempio, che come appariva la linea di Dayton, che tanti avevano applaudito perché comunque. Era una linea di cessate il fuoco, si creava una linea di demarcazione e finalmente la gente poteva iniziare a pensare di nuovo a vivere, no? a cercarsi cibo, acqua e risorse per tirare a campare. Così si presentava Dobrina, cioè un reticolato e questi ragazzi che avevano abitato dall'altra parte. Poi per effetto degli accordi di pace si ritrovarono a non poter tornare a casa loro perché quello era diventato adesso l'entità dell'altro. Mine, terreni minati dappertutto, anche i serbi che abbandonavano le loro case le minavano in modo che poi chi li andava a occupare saltava sulle mine. Cioè, terribile. E poi questa è una storia che vi voglio raccontare perché è un'altra di quelle immagini che mi sono rimaste nel cuore, mettendo a fuoco il lato umano sempre del discorso, no? delle vittime di guerra, di chi ha vissuto l'assedio, di chi ha, ha sofferto sulla sua pelle e chi anche ha trovato la maniera di sopravvivere a tutto questo male. No? <coughs> Sania Risvanovic alla fine della guerra era diventata una modella. Una modella di un'agenzia di una decina di ragazze che aveva chiamato l'agenzia di moda Front erano cresciute nelle, negli scantinati della casa di Dobrenia. Una, un, una, una generazione di ragazzi cresciuti in mezzo ai topi nelle, nelle cantine. E, 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 e Sania l'avevo conosciuta la prima volta quando ero stato a Dobna, eh, raccontando la dura sopravvivenza della gente vicino a al tunnel vicino alla pista dell'aeroporto e, e lei giocava a fare la modella insieme ad altre bambine mettendosi un libro sulla testa e andando avanti e indietro da questo corridoio buio che era quello delle cantine della sua casa che condivideva con le sue amichette no? al freddo, alla fame, senza acqua, senza la scuola, cioè quindi giornate passate così nel buio, nella paura. Un'infanzia difficile. La madre e la sorella più grande riuscirono a fuggire attraverso il tunnel e andarono esuli a, a, in Germania. Non mi ricordo dove, ma forse a Francoforte. Lei, figlia di un colonnello dell'armia bosniaca, viene presa dal padre e portata in una caserma perché era più sicuro anche per lei vivere vicino al papà, si sentiva di poterla proteggere di più. Insomma, totale imparò a fare il cecchino e sania. Iniziò a sparare a ragazzi come lei in sostanza, diventò un'eroina dell'assedio, dell Sania. Quindi io dico sempre: Soffrì e diventò un assassino prima di, di sapere cos'era l'amore. Perché la guerra è anche questo: era una ragazzina Venne, eh, Catturata durante un blitz di uh, soldati serbi in prima linea sulla linea dell'Igman, una montagna che dominava Sarajevo, una un luogo di mattanze, cioè tutta piena di trincee, una, una, una guerra quasi da monte Grappa, una trincea contro l'altra, l'arma bianca. Sarajevo venne catturata e uh, bastonata e violentata da questi soldati per mesi. Distrutta nel corpo e nell'anima, eh, venne messa in salvo da un suo compagno di scuola che era un soldato dell'esercito serbo-bosniaco. Quindi una storia complicatissima quasi da romanzo. Una notte venne portata e messa in salvo oltre le linee da questo suo vecchio compagno di scuola che però era uno dei suoi aguzzini. Passò dei mesi, dove venne ricucita nel cuore, nell'anima e nel fisico in un ospedale da campo, fino a quando non arrivò il giorno del cessato il fuoco e Sania tornò a vivere. Mi piace raccontare tutto questo escursus della sua vita perché nella sua storia c'è la vita, la, morta, la morte, la fine, la resurrezione, no? per cui in questa foto... Simbolica che non è costruita perché è vera, Sania. <ride> Siamo vicino all'Holiday Inn, era il giorno degli accordi di Dayton e quindi stavamo festeggiando, fece questo gesto e <ride> io feci tre scatti. E, e questa poi diventò una copertina di un libro e diventò anche il soggetto di un film, insomma. Quindi c'è molto di più di un click, diciamo. <ride> E qui veniamo invece a Srebrenica, questa era la fabbrica degli accumulatori, come la chiamano, perché facevano batterie prima della guerra e poi era diventata la base del, <coughs> del battaglione dei caschi blu olandesi. Così appariva durante la guerra e queste invece nel dopoguerra sono le madri di Srebrenica, così attive nella ricerca. Dei corpi, dei loro cari e soprattutto nel indicare e giudicare sempre e per sempre gli aguzzini dei loro figli, dei loro parenti, dei, di tutte le vittime che sono tumulate in quel grande cimitero collettivo di Potocciari, e, e mostrano anche le fotografie di quei giorni terribili, di quelle persone per sempre scomparse e poi dopo tutto un lavoro che ho fatto nella ricerca appunto de, delle vittime lavorando gomito a gomito con gli anatomopatologi alla ricerca delle fosse comuni nel dopoguerra un lavoro molto delicato importante anche per poter provare ai negazionisti tutto quello che era successo il lavoro non è finito non è finito in Bosnia come non è finito in Kosovo e insomma qui alcune immagini estremamente crude ma che vi dimostrano come poi dopo finiscono le persone, come vengono raccolte, come vengono catalogati e studiati i loro resti per capire cosa è successo e per scoprire anche come vi dicevo che è stato fatto ancora più violenza ai loro corpi perché molto spesso mancano dei pezzi, poi vengono trovati attraverso eh, l'incrocio del DNA. In resti trovati a 100 km da lì e gli anatomopatologi non riuscivano a spiegarsi come, perché, perché questo, questo mignolo appartiene a questo, a, questo, a, a capito? A, questo, a questi resti, cioè terribile, questi sono invece ciò che resta no, degli effetti personali delle persone che sono state ritrovate nelle fosse comuni e c'è tutta la loro storia, fotografie no prima che diceva fotografie, no? Io ho scritto un testo proprio dedicato alle fotografie e vi racconto un po' eh, cos'è per me vedere queste foto, foto che non ho fatto, foto di altri, no? Però che, che ho incontrato attraversando la guerra, no? Stanno sempre su questo mio libro e l'ho scritto tanti anni fa questo pezzo, però credo che sia tuttora attuale. Fotografie. Entri in una casa appena svaligiata, razziata da qualche gruppo di soldati di passaggio. È una casa senza lusso, persa in una cittadina delle tante guerre balcaniche. Lì, tra gli effetti personali sparsi per terra, tra i giocattoli mutilati dei bambini, vedi le fotografie. O meglio, non sei tu che le vedi, ma loro che intrappolano il tuo sguardo piccole istantanee di vite senza storia, senza, pre senza pretese di bellezza, eppure così importanti. Sono immagini di matrimoni o di compleanni e rappresentano ormai l'ultima traccia della gente che ha abitato quella casa. Cerchi di pensare al lavoro che devi fare, ma loro ti parlano di momenti che sono stati anche i tuoi, di persone travolte dalla bufera della guerra e trascinate via. Quando esci dalla casa ti accorgi di altre fotografie cadute per terra. Hanno la leggerezza dei fantasmi e i volti ritratti sono stati in parte cancellati dalla pioggia insieme ai momenti di festa. Allora ti vengono in mente tutte le fotografie che non hai scattato, ma che hai visto sul tuo cammino mentre attraversavi la guerra. L'immagine di Tito nel fango, le istantanee che volavano come foglie secche. Nel vento di Petrinia, in una giornata così grigia che sembrava pesarti addosso come un sudario, oppure quelle che hai calpestato scendendo da uno dei condomini di Garbavica a Sarajevo, mentre i serbi scappavano portandosi via anche i morti dai cimiteri. E ancora le fototessere strappate dai passaporti che lastricavano un sentiero sulle montagne del Kosovo. Allora quando ti vengono in mente tutte queste fotografie, che di solito non finiscono nei libri, capisci. È questione di un istante, ma comprendi davvero come la guerra divori la memoria degli uomini e perché sei lì. Avete delle domande da farmi per lasciarmi prendere il fiato, oppure devo passare di nuovo il microfono al mio... Fedele Scudiero. Sì, io so. Brava. Io sono stata l'estate scorsa, ho fatto un giro per i Balcani, sono stata a sera sare, Sarajevo per Mostar. Perché casualmente, ero piccola quando c'è stata, stata la guerra, e leggendo un libro, io, insomma, il mio ragazzo aveva mi deciso insomma, di, di capire che cosa fosse successo. A parte l'emozione di viverla è stata pazzesca, l'emozione ancora di vedere queste foto oggi, e mi chiedo: tra vent'anni voi che avete vissuto, insomma, le che avete vissuto tanto tempo, come vede com la situazione dei Balcani? Cioè, rispetto a quello che è stato e rispetto a quello che anche le persone ci hanno detto, che comunque la guerra non è ancora finita, insomma, se doveste immaginare uno scenario buon futuro tra vent'anni, come fa vent'anni hai detto sì. così, come potrebbe essere simbolico sì. puoi rispondere tu? guarda, ne parlavamo prima di arrivare eh, io vedo eh, tanti problemi tantissime contraddizioni ma io sono enormemente ottimista perché eh, adesso eh, come dire, a me piacerebbe prendere un po' il testimone da, 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 da Livio e fare proprio no, l'oggi. Eh, allargando anche magari un passo indietro su anche Grecia, Turchia, perché poi i Balcani è anche di più, no? quindi farò dei flash velocissimi sulla situazione di altri paesi e poi vi dirò quello che alla fine mi piaceva portarvi come testimonianza, anche perché spero che diventi un'occasione di, eh, di relazione fra le attività di socia sociali che si fanno qui e quelle che si fanno là. Io sono estremamente fiducioso perché c'è un movimento molto giovane che ha capito di essere uscito da un grande inganno, che aveva due varianti. La prima era quella del nazionalismo. E quando eh, comincia a capire che i tuoi problemi sono gli stessi del tuo coetaneo rumeno, bulgaro, a zero, e, e tanta, tanta, tant, come dire, è un gran bel momento. Eh, e poi grazie alla rete... Puoi anche condividerla come esperienza, cosa che non ti capitava prima. Perché? Eh, lo dico sempre per una professione che sta morendo, e forse un po' ce lo siamo anche meritati. Eh, è ovvio che per, per anni la, la comunicazione era veicolata da i giornali, la televisione. Oggi a volte fin troppo, a volte fin, come dire senza controllo, però oggi c'è una tale eh, libertà di far girare i propri contenuti, e che poi la verità. No? non a livello mainstream che rimane controllato ma a livello quotidiano di tutti i giorni e io oggi posso seguire eh, anche se voglio lo streaming di cosa sta succedendo a Roma e ho le immagini di cosa succede della RAI e però anche le immagini dei manifestanti e l'abuso del poliziotto sul manifestante e oggi qualcuno ti riprende no? ed è tanta roba e vedo che hanno capacità di mettersi in rete. Noi, il 24 gennaio, lo dico che sono molto felice, a Milano, facciamo questa serata con misto Skype e collegamento fra eh, 15 movimenti da eh, 10 paesi diversi dei Balcani. E sarà un casino che la metà basta. No? però, già ci piace l'idea fra Skype, videomessaggi, eh, di creare connessioni, ma creandole anche con noi, perché i loro problemi non sono tanto diversi dai miei. E come diceva, come diceva eh, Livio, senti un amico che prende 300 euro di pensione e, e tu sei perso il lavoro. Come dire, cioè, um, la crisi può essere anche un, un motore di, eh, di um, comprensione. E, e ti dicevo: i due inganni sono stati il nazionalismo da un lato e dall'altro è stata anche questa idea di Europa. Con la quale li hanno drogati per anni eh, dicendogli che dovevano comportarsi in una certa maniera, che dovevano cambiare le leggi, che dovevano fare questo, che dovevano fare quello. E no, ma non sei ancora pronto, il passaporto non te lo do, non sei ancora abbastanza civile, e la roba non te la do. E... <ride> Quando avete fatto giustizia, e oggi tu becchi il ventenne, no? penso ai figli degli amici di Livio, che ti dice: Ma sai che c'è? Ma tienitela l'Europa, se questa roba qua. No? ma hai parlato dei diritti che io ero ex comunista ed ero un po' bestia e poi vedo Guantanamo Cioè, hai gente che ormai ha un accesso alle informazioni tali per cui ti sbatte in faccia le, le contraddizioni in senso bello, in senso bello costruttivo eh? non in senso negativo e, e quindi mh, io farei anche una pausa di 5 minuti uh, se volete e, e poi magari prendiamo questo testimone e andiamo all'oggi così vado anche magari a chiudere non so anche ditemi voi anche su, per lasciare spazio a voi poi, perché ci sono delle realtà belle di cui vi parlerò velocemente però secondo me che bisogna raccontare, con, con i quali vi, cioè non potete non fare il gemellaggio con l'associazione di Mostar mi chiamate Stari Mostar no?